Oh, ciao a tutti e benvenuti al 20° episodio di Giochi What the F***. Nell'ultimo periodo abbiamo assistito al lancio di giochi pessimi. E alcuni di voi, sicuramente, specie tramite pre-order, sapete a cosa mi sto riferendo, sarete stati scammati. Mi dispiace, onestamente mi dispiace. Sono stato scammato anch'io, però diciamo che in questo caso tutto si volge a mio vantaggio, diciamo così. Alcuni di questi giochi, essendo passati dal circuito mainstream, sono stati già ampiamente analizzati da dei miei colleghi, quindi diciamo che pur se volessi dargli un'occhiata li ho messi in fondo alle priorità, perché lo sapete, in questa rubrica, in giochi brutti e in giochi di pessimo gusto, sperando che a breve possa uscire un altro episodio, dato che è sempre più difficile in questo periodo, sapete quello che intendo, preferisco prendere titoli che mi vado a cercare col lanternino, è sempre più divertente. Il titolo di oggi è Wanted Raccoon. La prima cosa che mi ha sorpreso è che avevo visto il trailer di questo gioco e ho detto ma potrebbe essere adatto per giochi WTF, perché mi sembra parecchio strambo. Eppure se andate a vedere la pagina di Steam, il gioco ha tantissime recensioni e per lo più molto positive, quindi la cosa mi ha incuriosito particolarmente e dovevo per forza giocarlo. Però, prima di cominciare, come sempre, vorrei ringraziare lo sponsor di oggi, MSI, con il suo Thin GF63V12. Oggi abbiamo con noi una bestiolina non male, è il primo portatile che maneggio dotato di scheda video GeForce RTX serie 40. Il GF63V12 è perfetto se non vuoi avere compromessi in termini di prestazione e mobilità, dotato di schermo IPS da 15,6 pollici a 144Hz, è perfetto per chi vuole giocare in qualsiasi luogo e a ogni latitudine. Processori 7 12650H, 16 GB di RAM di DDR4 e GPU RTX 4050, tutto compresso in un solido e sottile case in alluminio antigraffio dal peso di 1,8 kg. Il GF63 è l'ideale anche se avete un secondo o terzo monitor, in quanto è provvisto di due uscite video tramite USB tipo C e HDMI. Della sua categoria è risultato tra i laptop più silenziosi nonostante l'ottimo sistema di raffreddamento sia per processore che per la scheda video. Ovviamente, montando una GeForce RTX 4050 potrete avere accesso a tutti i servizi e le funzioni Nvidia più importanti degli ultimi anni, a partire dal DLSS, al Ray Tracing, fino ad arrivare alle Nvidia Reflex, se siete giocatori che puntano a sfruttare appieno le proprie skills nel gaming competitivo. Insomma, una signora macchina per chi ha esigenze di mobilità costanti a un costo veramente competitivo. Tutte le info e il prezzo li trovate nel link qui sotto in descrizione. Ma adesso torniamo al nostro video. Il gioco di oggi è uscito tra virgolette nel 2021, ma si tratta ancora di una beta e soprattutto di un gioco incompleto. Infatti, come riporta il gioco stesso, vengono o dovrebbero essere rilasciati aggiornamenti ogni mese. Sinceramente questo modo di fare mi ha un pochino scassato. Capisco che ti serve battere cassa, però diciamo i giochi a mozzichi e bocconi non sono tanto di mio gradimento. In ogni caso sono 16,50 € per un gioco incompleto e che verrà via via completato. Se verrà completato. Secondo me non verrà completato. Ad ogni modo non si tratta di un gioco orribile, diciamo così. È strano. È semplicemente strano, è particolare, ecco. Mi ha colpito la sua innocenza nel fare le cose, però non vi anticipo altro e andiamo a vedere com'è fatto. Wanted Raccoon. Il gioco si avvia su questo menu con una musica tristissima ed un procione con il cubo di Rubik in mano, anzi in zampa, con una grafica e delle texture che sembrano uscite da un gioco del 2010. Solo che voglio vedere se è proprio così il gioco o c'è da ritoccare qualcosa. Ah ecco, dicevo che forse poteva dare di più. Una scritta in rosso in alto a destra ci ricorda che stiamo giocando a un Early Access e che verranno rilasciate ogni mese patch e aggiornamenti. A quanto pare, vedendo gli aggiornamenti sulla pagina di Steam, stanno tenendo fede alla parola, dato che pur essendo un titolo rilasciato nel 2021, l'ultimo aggiornamento è del 3 dicembre, 2 settimane di distanza da quando ho cominciato a registrare. Bene. Allora, partiamo col gioco. La primissima cosa da fare, come sempre, è il tutorial. Cominciamo proprio dalla base. Come primo comando dovremo svegliarci e, come immaginavo, siamo un procione. Inutile farvi vedere tutte le fasi iniziali perché sono i movimenti classici di un gioco in terza persona. Tutto molto lento, pacione, tranquillo. Buongiorno, altro procione che porta gli occhiali da vista.
il vecchio Joe. Quest'ultimo ci consegnerà il suo zaino perché per lui è arrivato, per modo di dire, il momento di andare in pensione e noi ci faremo carico di tutto quel che c'è da fare nella nostra zona. E poi, andando subito in giro, noteremo che ci saranno altri animali insieme a noi e che tra l'altro saranno organizzati meglio di un accampamento di The Walking Dead. Cioè, abbiamo uno scoiattolo che dirige la baracca, infatti come primi comandi ci chiederà di raccogliere funghi e poi mele, che tireremo giù dagli alberi a sassate, e poi verremo anche a sapere che i piccioni che abitano in questa zona sono delle vedette che perlustrano la zona. Cioè, io vorrei avere almeno la metà dell'organizzazione e della volontà che hanno queste bestiacce. A proposito di piccioni, Skyler, una delle vedette, ci avvisa che sta per darci una terribile notizia. Non ci dice cosa, stronzo. Però dovremmo dare un'occhiata a quel che succede più avanti. Allora, cominciamo a muoverci. Io e il vecchio Joe. Comincia a farsi all'improvviso buio. E piove. Quando fino a 30 secondi fa non c'era manco una nuvola. E vediamo comparire dei fari. Come accade in tutte le opere dove abbiamo delle bestie in libertà, arriva il nemico finale di sempre. L'uomo. Infatti vediamo arrivare di gran carriera camionette e ruspe perché a quanto pare dovranno fare dei lavori da queste parti. In sostanza succede che scendono quel che sembrano poliziotti ma che in realtà sono guardie del canile e cominciano a ingabbiare tutti i nostri amici e gli abitanti di quel che alla fine sembra un parchetto cittadino. Subito mi sono venuti Vietnam flashback stile Le avventure del Bosco Piccolo e Brisby e il segreto dei Nim. Tra l'altro quest'ultimo, nonostante sia un film d'animazione molto vecchio, è stato anche molto bistrattato. Vi consiglio vivamente di vederlo, recuperatelo. Adesso siamo appena entrati nel vivo del gioco e intuisco che si tratta principalmente di un gioco stealth, siccome la prima cosa che ci verrà spiegata è l'indicatore di attenzione delle guardie per non farci scoprire. Praticamente come accade con Hitman, per intenderci, e altri giochi simili. Come prima cosa dovremo cercare di aprire le gabbie e magicamente gli agenti che sono intorno alle auto sembra che siano abbastanza ciechi per non vedere un procione di 7 kg che si avvicina furtivamente a loro. Iniziamo ad aprire le gabbie, ma... un cecchino ferma la fuga del vecchio Joe. Cioè ragazzi, questi per un boschetto del cazzo sono venuti armati con i tranquillanti sparati col fucile di precisione. Oh, calmatevi, è che è un safari. Appena veniamo scoperti, partirà il suono di Metal Gear Solid e anche per noi non ci sarà nulla da fare. Rip. Addio sogni di gloria, addio promozione a portatore del sacro zainetto e soprattutto addio casa. Dopo che ci addormenteremo, per via di un tranquillante gentilmente ricevuto nelle chiappe, ci ritroveremo a vivere un sogno. Un sogno dove recupereremo lo zaino e faremo rifornimento di corde e pietre. Ci verrà spiegato che così come prima avevamo imparato a raccogliere le mele a sassate, giustamente potremo stordire la gente sempre a sassate. In faccia. Non solo, ma saremo così delinquenti da rigirare la gente e legare i polsi con la corda tenendoli inginocchiati. Gravissimo! E anche se siamo una creatura alta praticamente come una scatola di scarpe messa in verticale, abbiamo comunque la forza per far svenire omaccioni grandi e grossi che pattugliano un bosco armati di tutto punto per catturare un manipolo di animaletti. Pensa un po'. Finito il sogno, realizzeremo che siamo effettivamente in gabbia e siamo chiusi nel furgone del canile. Ma subito dopo ci riaddormenteremo facendo partire un'altra sezione. A quanto pare tutti questi sogni sono ulteriori tutorial di gioco. Questa volta cominciamo sul serio. La gente è buggata sotto il marciapiede. Non è un buon inizio. Secondo questo sogno, si tratta sempre di imparare ad avere a che fare con lo stealth del gioco, dato che anche dal suono di Metal Gear abbiamo capito che si tratta di un gioco che lo va scimmiottando pari passo. Infatti impariamo anche a utilizzare, guarda un po', le scatole per non essere individuati. Molto originale. Oh, si avvicina un altro tizio, una guardia in canottiera. Beh, scopro tipo dopo 10 secondi che per andare avanti devi premere il tasto skip. Vabbè, sarei stato ore qui. Terminiamo anche questa parte e confermiamo che siamo ancora in viaggio all'interno di una gabbietta. Tempo per un altro sogno. Questa volta la musica è più decisa e poi... ehi, è uno skate! Giustamente si saranno resi conto che il movimento di questo gioco sarebbe stato troppo lento e quindi c'è questa aggiunta. Non solo, se raccoglieremo gli estintori avremo praticamente anche il NOS.
e poi subito dopo scopro di essere anche immortale dopo che un'auto ci passa addosso facendo impazzire il ragdoll, ma tutto alla fin fine risulta ok, anche se saremmo dovuti uscire dietro alla macchina sotto forma di hamburger. Ok, anche questo sogno è finito, solo che a questo giro pare che siamo arrivati a destinazione. È il momento per un ultimo sogno che ha a che fare sempre con la furtività. Dobbiamo introdurci nel canile dove si suppone siano stati portati i nostri amici. Solo che appena entro nell'edificio, le cose non vanno come deve e vengo sgamato e preso a calci a tempo zero, scoprendo che oltre al suono di Metal Gear Solid, hanno anche sgubbato il suono di GTA per quando vieni catturato. Cioè, raga, manca un suono simile, lo stesso proprio. Ricominciamo da capo. Solo che questa volta mi metto ad aprire l'idrante davanti alla stazione da un altro punto di vista. E praticamente questo coso è un'arma di distruzione di massa. Spara la gente via nei cespugli. Morti alluvionati, praticamente. Solo che all'interno vengo fregato un'altra volta dallo stesso tizio. Il problema è che questo gioco, purtroppo, non ricomincia a spiegarti tutti gli step che devi fare, ma se arrivi a uno specifico, quando ricomincia la partita dopo che sei stato preso, ti salta tutti quelli che hai già fatto, mandandoti in confusione praticamente sul da farsi. Addirittura la roba nell'inventario, quella che abbiamo raccolto nella vita precedente, la conserveremo anche dopo. Per dire, Successivamente provo a cambiare tattica. Attiro il tizio fuori, che oramai ha capito di essere il padrone della mia vita e mi segue con passo cattivo, consapevole che mi avrebbe castigato nuovamente proprio all'aspetto di Putin. Però, riconfermo, l'idrante è un'arma potentissima. Infatti, tipo, ogni persona che attiro o faccio passare nel suo raggio schiatta istantaneamente. Molto divertente come cosa. Adesso, però, abbiamo un nuovo problema da risolvere. Recuperiamo un filo a inciampo dal corridoio e ci viene detto che dobbiamo metterlo dietro la porta dopo averlo preso. Oh, ragazzi, forse il gioco si è buggato. Ma seguendo le istruzioni a sinistra che mi dà il gioco, non si ottiene nulla. Tra l'altro vi faccio notare che tra le istruzioni e sottotitoli di gioco, magicamente si passa dall'italiano all'inglese e viceversa come se niente fosse. Oh, signori, sono stato veramente un sacco di tempo qui senza capire cosa dovevo fare. Cioè, forse ho saltato qualche passaggio come prima, si è buggato qualcosa. Cioè, non faccio in tempo a pensare che il manesco di prima si è liberato da vicino all'idrante e torna dentro per suonarmele di nuovo a calci con le gambe di gomma. E vabbè, è dura la vita del procione, l'abbiamo capito. Credetemi, vi faccio vedere tutto accelerando il video, ma dietro questa porta sono stato veramente tantissimo tempo e ho ricaricato tantissime volte, ma niente, non ho risolto una ceppa. Quindi ho adottato la tattica più antica del mondo. Passare in rassegna tutti i tasti della tastiera. Ed è proprio in questo modo che riesco a risolvere il mistero, perché il gioco non mi ha mai detto che esiste un tasto, ora non ricordo quale, che ti fa aprire lo zaino e vedere cosa c'è dentro. Mannaggia loro! E lì trovi la corda inciampo che ogni volta ho raccolto dal mobile. È sufficiente equipaggiarla nel menu rapido e quindi possiamo piazzarla. Cioè, veramente, stavo per mollare il gioco prima ancora di cominciarlo, seriamente. Come prevedibile, appena piazzata la trappola e creato un diversivo, possiamo far inciampare la gente presente nella stanza ed entrare. E questo, come vi ho detto, era il nostro ultimo sogno. Torniamo alla dura realtà, dove siamo ingabbiati, per davvero, nel canile. Stavolta si tratta di muoverci sul serio, solo che non potremo portare con noi il vecchio Joe, chiuso in una gabbietta di plastica. Giustamente, perché siamo dei procioni. Che cacchio ne sappiamo noi di come si apre una gabbietta per animali. Però, invece, siamo in grado di aprire la nostra da dove siamo fuggiti e siamo anche così furbi da avvicinarci al lucchetto del gabbione dove ci troviamo, gabbione di metallo, e utilizzare una graffetta per forzare la serratura. Cioè, capì? Arrivati a questo punto, dobbiamo avvalerci di tutte le conoscenze che abbiamo acquisito durante i sogni. Solo che, vi giuro, risulterà molto più facile il gioco che tutte le parti dei sogni. Tutto quel che c'è da fare è entrare nello sgabuzzino, staccare l'interruttore delle telecamere di sicurezza, farci mezzo corridoio all'interno del cartone alla Solid Snake e fare un salto nella stanza del personale. Stanza del personale dove raccoglieremo tante ciambelle e tante tazze. Se le prime so che dobbiamo mangiarle, come ci spiegherà il gioco, per recuperare energia, delle seconde non so che farmene. Per adesso.
il nostro passaggio successivo sarà per il capo delle guardie, che poi faccio notare che siamo in un canile, ma sono praticamente tutti vestiti da poliziotti. Qui dentro dobbiamo fare lo scherzone del secolo, togliere una rotella dalla sedia del capo. Ma a che pro? Sì, perché giustamente ti siedi e muori droppando dobloni come una qualsiasi sedia rotta che si rispetti. E questo, almeno, è sistemato. Ora dobbiamo scappare dall'edificio. Prima però dobbiamo recuperare i documenti della direttrice per capire dove andare. Allora, sta tizia è cieca totale. Possiamo letteralmente saltarle davanti, camminarle sul bancone, ma proprio avanti e dietro in continuazione, ma niente, non noterà per niente la nostra presenza. Per toglierla di mezzo, dopo aver attirato con grande fatica la sua attenzione, letteralmente mi sono poggiato davanti ai suoi occhi, dovremo farla scivolare sull'acqua del distributore per farla, anche lei, morire rovinosamente sul pavimento. Prendiamo i documenti e basta. Del resto siamo dei procioni, dubito che siamo in grado di leggere. Infatti dei documenti non ce ne faremo nulla. Noteremo infatti poi che il capo si è risvegliato, cioè tutto tranquillo come non fosse successo nulla, e sta per uscire fuori dall'edificio. Giustamente pensiamo sia cosa buona e giusta caricarci sul suo mezzo e partire verso l'ignoto. E così faremo. Oh, capo del canile, ma guarda dove cacchio abita. Figo. Adesso per qualche motivo dobbiamo cercare di entrare in casa, perché dobbiamo cercare altre informazioni sui nostri amici catturati. Perché sì. Non chiedetevi il motivo di questa grande intuizione. La prima cosa che noto sono dei bambini che giocano nel giardino. Cristo, ma li avete visti? Sono creepy as fuck. Praticamente degli uomini in miniatura con la faccia da adulti. Roba da non dormire la notte. A parte che non ci stanno cagando di pezza. Cioè, c'è un procione nel loro giardino, cioè per i bambini sarebbe uno spavento, una gioia. Comunque, potremmo addirittura andare vicino a un bambino e parlargli. Di tutta risposta, il ragazzino non è spaventato all'idea di parlare con un procione, anzi ci chiede una mano a recuperare il pallone sull'albero. Ok, tiriamo il nostro bel sasso, portiamo giù il pallone e in cambio i bambini ci promettono di farci entrare in casa. Cioè, dei cazzo di bambini stanno parlando con un procione che gli sta chiedendo, non so in quale lingua, di aprirgli casa loro. In ogni caso, ci fanno un'ultima richiesta. Non ci viene detta quale, però compare come obiettivo intrufolarsi in casa dei giardinieri. Facciamolo. Suppongo, dato che la casetta è chiusa, che le chiavi le avrà uno dei giardinieri. E qui capisco che la tazza, così come la pietra, è un'arma contundente e la puoi lanciare per stunnare. Mi avvicino al giardiniere e mi compare la descrizione giardiniere grasso. Oh, ma questo è body shaming. Oh. Non è neanche grossissimo, dai, un leggero sovrappeso, cioè avrà un fisico come il mio. Recuperiamo le chiavi e entriamo in casa dei giardinieri, che poi tra l'altro è una rimessa degli attrezzi più che una casa. In un attimo troviamo gli skate, casualmente tutti a tema procioni, e andiamo a consegnarli ai bambini. Ora li abbiamo conquistati e come promesso ci viene aperta la porta di casa. La tazza si conferma miglior arma di gioco, anche perché rispetto alle pietre possiamo recuperarla all'infinito dopo averla lanciata. E cerchiamo ancora questi fantomatici documenti per capire dove trovare i nostri amici. Che poi, se vi fermate un attimo a pensare, noi siamo stati catturati tipo 10 minuti fa. Il capo ha lasciato il canile ed è andato a casa. Quando cazzo ha avuto il tempo di produrre la documentazione, portarla a casa e disseminarla? Cioè, pensateci un attimo. Ad ogni modo, giriamo e troviamo queste cartacce in giro, lanciando tazze in testa al tizio che ogni volta si sveglia, lo riaddormentiamo, si risveglia, lo colpiamo di nuovo. Poi mi fa ridere che questo si trovi in casa sua, ogni volta lo accopperemo e tutte le volte si risveglierà tranquillo e si comporterà come se non fosse successo niente, tranquillo al posto suo. Nel mentre noto che in casa è presente anche un biliardo. Da appassionato posso notare dei dettagli che mi triggerano, ma questo è un autismo mio. La dimensione del tavolo sembra quello di un pool inglese, i sacchetti delle buche sono quelle dello snooker, le bilie sono della piramide russa, vabbè, dettagli. Lo so, sono un cacacazzi, perdonatemi. Insomma, troviamo tutti i documenti che effettivamente non ci diranno una mazza di nulla, però prima di andarcene dobbiamo lasciare una firma. Infatti, la missione dice fare casino.
In poche parole, a sto povero cristiano non solo l'abbiamo menato e abbiamo raggirato i figli, ma prima di andarcene dobbiamo fare un tot di danni tra divani divelti, vasi e televisori distrutti, libri strappati e cose simili. Cioè, mancava solo che dicesse, non so, cagagli sul tappeto, sul letto e roba del genere. E come se non bastasse, tra tutte le cose, gli lasciamo i rubinetti per allagargli casa. Oh, amico, ma non sarà un po' too much? Alle nostre spalle compare un procione pirata che si sarà materializzato dal nulla e ci invita a fuggire perché, in qualche modo, abbiamo già la polizia davanti casa che ci sta cercando, che si è materializzata dal nulla in un attimo. Dopo qualche tentativo, riesco a capire quale direzione giusta far prendere allo skate per evitare di essere malmenati brutto o sparati a vista, e finalmente riusciamo a scappare rifugiandoci in un camion dell'immondizia. E non è finita qui! La polizia ci inseguirà pure sul mezzo e noi, di conseguenza, li attaccheremo e li faremo schiantare lanciandogli i sacchi dell'immondizia. Cioè, raga, questo è terrorismo, cazzo. In tutto questo faccio notare che il conducente del compattatore non si è mica accorto che la polizia lo sta seguendo e che qualcuno dentro sta lanciando sacchi per strada. Vabbè, il camion ci condurrà ovviamente alla discarica, che poi vedremo si tratta più che altro di uno sfasciacarrozze, dove il proprietario non solo sarà amico del procione pirata, non solo pure lui parlerà tranquillamente con gli animali come San Francesco, non solo lo aveva mandato in missione per fregare per lui dei pezzi che gli servivano per la gru, ma ci offrirà anche dello spazio dove restare e fare le cose nostre. Dopo questa io ho smesso veramente di farmi domande e ho iniziato a dare tutto quanto per buono, come fosse tutto normale e quello strano fossi io. Il pirata ci mostra che possiamo costruire il nostro quartier generale all'interno di un pullman e che abbiamo un intero container pieno di materiale, solo che ci servono gli attrezzi per poterlo scassinare e costruire cose che ci possono servire. Quindi, cosa bisogna fare? La cosa che ci riesce meglio di tutte. Andiamo a fottere la roba. Questa volta in un cantiere. Cioè, in questo punto del cantiere c'è da riflettere. Capisco che a ste bestie gli rode per la casa, però succederanno le seguenti cose. Per mettere fuori gioco degli operai, dovremo attirarli in un punto, tenerli bloccati per i piedi con del calcestruzzo che avremmo bloccato a terra e fargli cadere delle assi e materiale edile addosso. Ad un altro dobbiamo farlo passare su cavi scoperti dell'alta tensione. Cioè, siamo dei cacchio di assassini, porca miseria. Cioè, non sono più cose tranquille, cioè, sono tragedie queste. A corredo di tutte queste belle azioni, ci carichiamo lo skate con il materiale rubato e pian piano ce ne torniamo alla nostra nuova casa. Però dai, al netto di tutti i procioni che si trascinano lo skate con le casse piene di roba sono carucci, dai. Vi evito tutta un'altra serie di diavolerie e tentati omicidi che continueremo a commettere e torniamo a casa. Con i materiali appena soffiati, faremo nell'ordine. La costruzione di una pala eolica per avere alimentazione elettrica. Scassineremo il container e poi allestiremo quella che vedremo chiamare come la stanza delle rapine. Cioè, questo gioco si è trasformato rapidamente da la gang del bosco, passando per Metal Gear, poi GTA e adesso anche Payday. Top! Come primo piano delle nostre malefatte, dopo aver confermato che la documentazione ci è servita quanto un due di bastoni con la briscola a coppe, andiamo a liberare il vecchio Joe. Quindi c'è da tornare al canile. Sulla strada trovo anche un tizio random tramortito sul marciapiede. Bah, drogati. Reintrufoliamoci come sempre forzando la serratura con la nostra unghietta e una graffetta. Facciamo le stesse identiche cose che abbiamo fatto la prima volta che siamo scappati, entriamo nel gabbione dove è rinchiuso il nostro amico. Rispetto a quando siamo fuggiti la prima volta, non è cambiato nulla. Semplicemente apriremo la sua gabbia e ce ne andremo. Cioè, ma non potevano fuggire insieme fin dal principio? Cioè, bastava che apriva la gabbia. Ho detto che ho smesso di farmi domande, non me le farò. Vi risparmio la parte della fuga perché è praticamente un copia e incolla della fase iniziale, quindi stacca le telecamere, cartone e tutto, e torniamo tutti insieme alla discarica. Vecchio Joe, guarda che ho trovato nella macchina. Oh bro, sei impazzito! Ce ne andiamo in giro con le pistole, vecchio pazzo scatenato! Fortunatamente Joe, arrivati a casa, mollerà il ferro e noi nel mentre andremo a vedere se è pronto il nostro hideout. Minchia, ma è più bello di camera mia. Non voglio sapere da dove esce tutta questa roba.
computer con ventole LED compreso. In sostanza, da questo punto in poi, il gioco si concentrerà letteralmente sul rubare roba in giro da negozi e abitazioni private. Per esempio, dopo il cantiere dovremo andare a rubare gli attrezzi da un'officina meccanica, anche qui menando la gente che sta tranquilla a lavorare e farsi i cavoli propri. Ma poi, quel che mi chiedo, ma il proprietario del posto non si pone due domande vedendo sto via vai continuo di procioni che portano dentro roba e edificano nella sua proprietà e soprattutto si moltiplicano di volta in volta? Cioè, sta proprio in modalità, non lo so, benvenuti a sti procioni. Manco il dubbio proprio. Comunque, portiamo anche questo materiale e subito dopo mi viene indicato come obiettivo quello di raggiungere il vecchio Joe nel container che abbiamo aperto. Solo che non riesco a entrare. È pieno di casse. Ma forse ho capito male io. Faccio il giro dietro. Glitcho con i salti le auto che sono ammassate per andare sulla parte di sopra. Vedo se casomai il punto è qualcosa nei paraggi e non il container. Boh, rimango lì a impazzire per 5 minuti su questo punto che non riesco a raggiungere, che sembra essere il container. Dopodiché faccio un tentativo random. Ricarico la partita dall'ultimo punto che avevo salvato e vediamo che succede. Effettivamente, questa volta possiamo entrare nel container. E sto maledetto, manco l'abbiamo liberato ed è riuscito a costruire un negozietto all'interno del container, dove potremmo acquistare, a caro prezzo tra l'altro, oggetti di vario genere. Cioè, porca miseria, cioè eri prigioniero, ti ho liberato, ti ho portato in un posto nuovo. Stiamo facendo una missione per liberare tutti i nostri amici, per riprenderci casa nostra, stiamo collaborando, tu ti fai il negozietto e ti metti a vendere roba, cioè ti metti a lucrare sopra. Oh, sti boomer del cazzo. Il prossimo step è quello di liberare Squirrel, lo scoiattolo che abbiamo visto all'inizio del gioco. Andando a fare questo servizio, noto che la città si chiama Raccoon City. Ha! 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 In questo punto dobbiamo essere abbastanza veloci, perché se è stato semplice stordire le persone, questa volta dobbiamo far fuori persone e cani che ci corrono appresso, sempre a colpi di tazze. Qui purtroppo ci ho impiegato qualche tentativo per riuscirci. Ma voi immaginate la scena di chi passa per strada in quel momento? Cioè un poliziotto, un cane e un procione con uno zaino che stanno morti per terra. E in tutto questo vengono osservati impauriti da uno scoiattolo sull'albero. Che cazzo però. Prendiamo a sassate l'ultimo cane e scappiamo finalmente verso la libertà. Non prima di fare, così a gradire, un piccolo furto nel mini market vicino al parco, dove alla cassa lavora lo stesso tipo che abbiamo visto in officina. Vabbè. Fuck the police e scappiamo con due scatoloni di roba da mangiare. Completando questo scherzetto, una volta usciti dal negozio, mi accorgo che mancano 95 metri all'arrivo, col traino appresso. Ma voi siete pazzi? Io in questi casi divento così impaziente che faccio di necessità virtù. Infatti scopro che il fatto di trascinare lo skate con la roba sopra è facilmente lamerabile. Infatti, se molliamo la corda e ci mettiamo a correre dietro lo skate, possiamo spostarlo molto più velocemente. Tra l'altro, facendo attenzione con i tasti direzionali, potremo addirittura fare le curve. Sono tutti scemi tranne me. La prossima missione è in un centro commerciale e il nostro primo obiettivo è quello di rubare le planimetrie di ogni piano della struttura. Io oramai ho capito che per farsi notare dalla gente devi letteralmente stargli fermo davanti. Ergo, se gli passi di corsa sotto il naso, meglio ancora in skate, il gioco è programmato in maniera tale che non procede oltre una certa velocità la barra di riconoscimento. Quindi paradossalmente non ti vede nessuno se gli sfrecci davanti a gran velocità. E quindi me ne fotto alla grande e corro come un pazzo nel centro commerciale facendo i cavolacci miei in piena delinquenza. Mentre faccio i miei giretti, dopo aver trovato con somma felicità una sala giochi, mi accorgo che dentro la struttura ha cominciato a piovere. Random. Anche in questo caso, me ne frego. Entro nella stanza della sicurezza, dove c'è un tizio che non mi caga di pezza, prendo quel che mi serve, saltando addirittura, e corro indisturbato, sotto gli occhi di tutti, verso la sala delle rapine. Nel mentre ci ha ritrovati Skyler, il piccione scout dell'inizio, e in perfetto stile
mi ha detto un uccellino, ci rivela dove è tenuta la talpa, un altro dei nostri amichetti. Qui stavo veramente per dare di matto. Allora, intanto il posto è di fianco alla casa del capo che abbiamo vandalizzato prima. Di tutta la città si trova giusto lì. Secondo, la talpa si trova in una gabbia dove però non c'è un pavimento, è immerso nella terra. Anche qui dobbiamo intrufolarci dentro casa, dove c'è gente che non solo ci ignora, ma gira per casa senza fare nulla. Cioè, capi? Come se tu passassi da una stanza all'altra di casa tua pattugliando il nulla. Troviamo la chiave e, dopo aver tolto la gabbia, la talpa scava e crea una galleria fast travel verso la discarica. Ma scusami, ma brutto stronzo, ma sta cosa non la potevi fare prima? Che ti ho tolto a fare la gabbia se potevi già andare so? Vabbè, ho smesso di farmi domande. Basta. Partendo per la missione successiva, dove dobbiamo addirittura rubare una radio della polizia, ho un Vietnam flashback quando non solo i sottotitoli, come fino ad ora, cambiano in continuazione da italiano in inglese, ma a caso mi viene sparato un sottotitolo in russo. И тогда он заставил меня дать подписку, а не выползи. Penso che la casa magica sia ancora oggi uno degli episodi più belli di Giochi Brutti. Ma non è il momento di autocelebrarsi. Abbiamo una missione. Andiamo a trovare questa benedetta radio della polizia, dove in realtà scopro che non si tratta di rubarla, ma acquisire le frequenze utilizzate e poi torniamo in base. Una volta fatto ciò, ci comparirà semplicemente una scritta che ci dice di aspettare l'aggiornamento successivo. In sostanza, finito. Il gioco finisce così per ora. Allora, di sicuro Wanted Raccoon ha molti elementi che me l'avrebbero fatto mettere anche in Giochi Brutti. Però si vede di base che c'è il cuore di chi l'ha fatto e soprattutto mi ha divertito per alcune trovate simpatiche del gioco. Tutto sommato è un gioco né bello, però neanche brutto. È un gioco mediocre che però cerca di avere un minimo di senso in tutte le cazzate che abbiamo visto fino a questo punto della produzione. La cosa che più mi sorprende, come ho detto anche nell'introduzione, è che per il tipo di gioco che è, ha un sacco di review per lo più positive su Steam, il che mi fa pensare che una sua nicchia di appassionati, o comunque stimatori, esiste. A questo punto sarei curioso di vedere come sarà il gioco finito. Magari un domani lo faremo su Twitch insieme e capiremo come finisce questa storia. Per il momento, siamo costretti a fermarci qui. Signori, questo molto probabilmente è stato l'ultimo video dell'anno, o quantomeno l'ultimo video prima di Natale. Quindi vi auguro tante buone feste, auguri di buon Natale e vi do appuntamento tutti i giorni, tranne il giovedì come ben sapete, su Twitch. Quindi avremo modo questi giorni di sentirci, farci gli auguri e quant'altro. Nel frattempo ve li faccio anche qui. Auguri a tutti quanti, passate delle ottime feste e io vi do appuntamento a un prossimo video.